Dall'Aquila parte la sfida per il 5G, con una tecnologia sperimentale che per i prossimi 4 anni verrà utilizzata nel capoluogo abruzzese, oltre che nella città toscana di Prato. A realizzare il progetto sperimentale saranno Wind3 e Open Fiber, dopo essersi aggiudicate lo scorso settembre il bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo che Comune, Università ed altri partner hanno accolto è quello di realizzare una città 5G in cui famiglie ed imprese possano beneficiare di servizi innovativi che hanno diversi campi di intervento: salute, mobilità, sicurezza, prevenzione e gestione delle emergenze. Scegliere L'Aquila, città dalla profonda cultura e dalla storia importante ma ancora ferita dagli effetti del terremoto, è una scommessa. Le novità sono state illustrate per la prima volta all'Aquila nell'evento Road to 5G. Alla presenza del sottosegretario allo sviluppo economico Antonello Giacomelli, del presidente e dell'amministratore delegato di Open Fiber Franco Bassanini e Tommaso Pompei, dell'amministratore delegato di Wind3 Jeffrey Edberg, del sindaco aquilano Pierluigi Biondi e di altri manager di Wind. Siamo molto felici di essere oggi qui all'Aquila con i nostri partner Open Fiber e ZTE. Stiamo lavorando velocemente a questo progetto e lavoreremo per tutto il 2018 fino al 2019. Non è solo una questione di tecnologia, ma dobbiamo portare le persone a sviluppare le loro potenzialità, le loro skill. Non si tratta solo di una questione di rete, ma rafforzare le persone e dotarle di abilità che grazie alla tecnologia noi stiamo facendo. Il nostro principale obiettivo, oltre ad investire in tecnologia, è investire nelle persone e nelle partnership. È questo il lavoro che stiamo facendo e Wind3 è molto confidente in questo. Wind3 intende dare alla propria clientela l'opportunità per poter testare e toccare questa nuova tecnologia in ambito welfare, in ambito medico, e quindi stiamo in questa direzione, ci stiamo muovendo. La sperimentazione, pur essendo indirizzata a 2 ambiti territoriali ben definiti, in realtà presenta caratteristiche che si prestano ad essere esportate in ambito nazionale ed europeo. Open Fiber e Wind3 sono impegnate infatti in 2 progetti di infrastrutturazione BUL, che sta per banda ultralarga in Italia. Open Fiber sta realizzando una rete interamente in fibra ottica in modalità FTTH, fibra fino a casa, in grado di raggiungere velocità fino a 1 gigabit al secondo, sia in download che in upload, e di supportare tutte le potenzialità delle tecnologie che saranno sviluppate nei prossimi anni. Wind3 si sta concentrando invece sul più grande piano attualmente in corso di integrazione e ammodernamento di una rete radiomobile, che porterà alla realizzazione di una rete con oltre 21.000 siti radio, operanti con tecnologie 2G, 3G, 4G, 5G in tutta Italia. Nella sperimentazione all'Aquila sono coinvolti università, centri di ricerca e aziende. Non si tratta di una semplice evoluzione delle attuali reti broadband, ma si tratta di una nuova tecnologia con un enorme potenziale sia in termini di reti che di servizi. Parliamo del significato tecnico del 5G, soprattutto dei tempi e dei modi per la realizzazione. Sì, le caratteristiche tecniche principali del 5G sono prevalentemente una maggiore larghezza di banda per i dati, quindi l'impatto di avere servizi di fruibilità di trasmissione dati molto più efficienti, di avere la possibilità di utilizzo massivo dell'Internet of Things, quindi l'Internet delle cose, quindi tutti i sensori distribuiti nelle città, e di avere una bassissima latenza, quindi possibilità di avere sistemi di telecontrollo. Le tempistiche sono sostanzialmente regolate dagli standard che ancora non sono stati completamente definiti, ma siamo già in grado di cominciare i primi test in laboratorio all'inizio dell'anno prossimo e contiamo a metà dell'anno prossimo di effettuare già i primi test in campo. Cosa cambierà nei servizi per i clienti connessi? Ecco, come dicevo, ci saranno grandi possibilità di servizi per i cittadini in maniera immediata, ma dipenderà sostanzialmente dalla capacità degli enti locali, degli enti di ricerca di offrire servizi innovativi, e noi sostanzialmente creiamo, predisponiamo la rete affinché tutti questi servizi siano abilitati e quindi anche la sperimentazione coinvolgerà questi enti in modo da poter testare i servizi direttamente e non solo la tecnologia.
Una sperimentazione che per il primo cittadino dell'Aquila renderà la città realmente smart, migliorando la qualità della vita dei cittadini e dando alla ricostruzione una connotazione ancora più sfidante. Gli investimenti finanziari e tecnologici sono notevoli. Il sottosegretario Giacomelli, che da anni si occupa di questo progetto, ha rimarcato come sia importante per l'Italia colmare il gap che la collocava in posizioni più basse rispetto alle nuove tecnologie degli altri paesi. L'Aquila, in questo senso, ha detto, grazie a Wind3 e Open Fiber, avrà la capacità di essere il traino dell'intero sistema paese. Fare sistema è fondamentale per recuperare posizioni e dimostrare anche a tanti giovani che lasciano l'Italia che ci saranno anche qui nuove possibilità. Si basa su 4 anni, dal 2017 al 2021, e servirà a testare servizi innovativi sviluppati dai capofila Open Fiber e Wind3 e i partner del raggruppamento, che sono università ed enti di ricerca, tra cui l'Università dell'Aquila, imprese con competenze nel settore come Enel, Fiat e altri ulteriori soggetti di livello nazionale, tra cui Poste e Istituto Poligrafico. Cosa significa sperimentare all'Aquila, una città che ha una grande storia culturale segnata ancora dagli eventi del sisma però? Significa creare ulteriore possibilità di testare una nuova tecnologia che ci permette ad esempio di controllare tutta una serie di sensori e nel caso particolare dell'Aquila collaborare con l'università per creare un sistema ad esempio di controllo per le nuove infrastrutture che stanno creando, per vedere se le infrastrutture sono effettivamente robuste da un punto di vista sismico. Significa riuscire a sperimentare sul territorio un ecosistema che finora non è mai stato sperimentato e attraverso una rete flessibile come quella del 5G è possibile innescare anche dei processi virtuosi anche dal punto di vista economico. Il sottosegretario Giacomelli ha parlato di una grande possibilità data all'Aquila che può trainare l'intero sistema paese. A volte le aree interne, le zone del centro-sud vengono un po' bistrattate, tra virgolette, da questo punto di vista. Si pensa sempre che non si riesca a sperimentare una nuova tecnologia, invece l'Aquila ha una grande possibilità. Sì, l'Aquila ha una grande capacità proattiva di individuare soluzioni e opportunità anche di mercato, di ricerca, ed è esattamente lì che noi vogliamo testare non solo la tecnologia ma anche l'ecosistema che è il cuore di questo nuovo modo di implementare la tecnologia. Una sperimentazione, ma sarà importante il futuro e dunque anche accordi con le istituzioni locali poi per rendere questo rapporto tra le aziende, tra questa grande partnership duraturo nel tempo. Assolutamente sì, i soli operatori, la sola tecnologia non sono in grado di lanciare, di far evolvere questo nuovo modello, ma servono accordi e partnership locali con l'università, gli enti di ricerca e le aziende di produzione locale. Quali sono i servizi che poi si possono offrire al territorio, gli usi grazie alla tecnologia 5G? La tecnologia 5G potrà abilitare degli use case di ultima generazione che avvicineranno molto i cittadini alle istituzioni, che renderanno la tecnologia più amica e che soprattutto risolveranno tante situazioni che oggi non possono essere gestite con i tradizionali servizi che abbiamo a disposizione. Possiamo citare solo alcuni esempi che per esempio riguardano i servizi al cittadino, come ad esempio la sicurezza nell'ambito dell'utilizzo delle infrastrutture oppure la sicurezza nell'ambito proprio della protezione. Possiamo ricordare servizi di e-health, laddove potremo avvicinare molto il rapporto dei cittadini con le strutture ospedaliere o le cliniche e diciamo nuovi modelli di cura. Possiamo ricordare aspetti riguardanti la e-mobility, quindi la mobilità in mezzi pubblici di trasporto, ma anche l'utilizzo di parcheggi e di infrastrutture cittadine. Possiamo ricordare un'altra serie di esempi che riguardano la possibilità di certificare provenienza di prodotti, come per esempio nell'agricoltura oppure come per esempio nel tessile, dove potremo garantire una serie di standard di qualità molto molto elevati e quindi di preservare anche una serie di eccellenze. Quindi sia servizi che riguardano ambiti privati che ambiti pubblici, che riguardano le piccole aziende, le medie e grandi aziende, ma soprattutto anche la pubblica amministrazione centrale e locale. Noi di Wind3 stiamo investendo molto nella sperimentazione, anche grazie al 5G, di questi nuovi servizi, perché vogliamo anche verificare l'usabilità in ecosistemi aperti, laddove possiamo unire competenze e per la prima volta possiamo incrementare il valore delle soluzioni che produciamo, anche grazie all'esperienza che ci portiamo dietro, oltre che agli investimenti.
Ecco, imprese e cittadini, servizi al servizio di imprese e cittadini, però la grande novità è che si mette, grazie a queste novità nelle applicazioni, il cittadino finalmente al centro. Il cittadino è sempre al centro della sperimentazione e sarà al centro dei servizi, perché lo scopo della sperimentazione è quello di verificarne la fruibilità. Non la dimensione tecnologica, che potrebbe essere fine a se stessa, quindi la semantica del servizio, nella misura in cui può avvicinare i bisogni e risolvere i bisogni dei cittadini e può chiaramente rendere questa pubblica amministrazione sempre più amica, sempre meno distante. A livello locale ulteriori soggetti sono coinvolti, come Confindustria, il segretariato regionale MIBACT, l'ASL provinciale, il Gran Sasso Science Institute, Smart AgriFood, Res Romoli, Munda e Maxi, che a breve aprirà il museo a Palazzo Ardinghelli. Tre sono le tappe più importanti previste nel cronoprogramma. A marzo del 2018 il setup del nuovo centro di ricerca del colosso cinese ZTE Aquilano. A settembre 2019 il completamento del rollout dei siti radio. A dicembre 2021 la conclusione delle sperimentazioni di rete 5G e dei servizi verticali. Bus.